Allora, ho un po' cambiato, ragazzi, la postazione, lo vedete. Ma allora, siamo all'88esimo, non ci vedo perché ho tolto gli occhiali. Adesso la Roma cerca di andare in contropiede con Tammy Abraham, che potrebbe appoggiarla per El Shaarawy. El Shaarawy perché, ragazzi? Perché Zaniolo si è rotto. Cioè, non dico rotto, però sicuramente sì. Si è fatto male alla spalla. Si è fatto male alla spalla, veramente. Questo qua è un talento cristallino. Ma è fatto di carta, veramente. È fatto di legno, è fatto di carta. Vi avviso, ragazzi, domani, teoricamente, dovrebbe esserci un video riguardante quella sulla partita di stasera. Sarà un video molto integrante perché potrebbe essere una nuova potenziale serie. Molto particolare. Però, ragazzi, veramente, Roma che ha fatto un'ottima partita, ma la Cremonese, vi devo dire che non sta facendo così male. Cioè, la Cremonese ha fatto così schifo da poter dire cazzo, hanno fatto proprio cacare. Non si meritavano neanche di essere 1-0. La Roma che, sì, col cortomuso un po' è, però la Salernitana non l'avevo vista, non l'ho vista. Però, boh, sì, va bene, però manca quel qualcosa. Cioè, sprecherebbero palloni per quanto riguarda, perché il gol l'avete trovato con Smalling. È ok tutto, ok, però i gol devono arrivare anche da quel quartetto, mettiamola così, di Pellegrini. Intanto qua il tiro! Mamma mia, se si sono cagati sotto i romanisti. Tiro di Sajou. Devo arrivare anche da Abraham, da Pellegrini, da Zaniolo, che però adesso non li potrà fare, da Dybala anche. Dybala oggi si è cagato un gol. El Shaarawy se n'è mangiato un... cioè non è che se n'è mangiato, ha fatto un ottimo tiro, il Raducci ha messo la manona e l'ha mandato sopra la traversa. Rientra il campo il pallone, va sui piedi di Paulino Dybala e non riesce a metterlo dentro. Ed era a porta vuota, 4 minuti di recupero. Quindi questo vuol dire che la Roma, per quanto si stia facendo bene, sta vincendo, e quello è l'importante. Però deve anche trovare un po' più di concretezza per quanto riguarda. Mentre invece la Cremonese, a me non è dispiaciuta proprio per niente, ragazzi, la Cremonese. Sto guardando perché veramente ho paura che la Roma prenda gol. La Cremonese non mi è dispiaciuta proprio per niente. Hanno fatto per quanto riguarda, poi non, vi ricordo che non è che stiamo parlando che stai giocando contro il, non lo so, il Lecce, stai giocando contro la Roma, che è una squadra che pretende, che dovrebbe prendersi la Champions League quest'anno, e ha giocatori del calibro di Matic, Dybala, Abraham, Zaniolo, Wijnaldum, che purtroppo, ragazzi, si è rotto e rischia veramente tanto di stop minimo l'anno prossimo, ma penso io fino anche a febbraio-marzo. Mi dispiace perché si è rotto la tibia e ci voglia un minimo 4 mesi, ma meno 5 secondo me se li fa. Tra i 4 e i 6 mesi c'è scritto, hanno detto i medici, hanno detto tra i 4 e i 5 mesi. Gli auguro una pronta guarigione. Zaniolo è anche io, penso, un brutto stop, ragazzi, per Zaniolo. Intanto qua è El Shaarawy che è veramente zitto zitto, è sempre un giocatore ottimo, che crea occasioni, che è utile, è utile. È utile, ragazzi, questo giocatore. È utile perché lo metti al 75esimo, 70esimo, fai giocare in Conference League e in Europa League, magari c'è un girone un po' povero di merda, e lo fai giocare. Dybala, come valuta la sua prestazione? Ha valuto da 6,5, ha fatto una buona prestazione. Con Abraham c'è un'intesa assurda, però che l'intesa con Abraham è, però i palloni li devi mettere dentro. Intanto qua Zalewski va sulla bandierina, cerca di proteggere il pallone, ma la Cremonese lo riconquista. Questa Cremonese che comunque ha fatto una prestazione più che dignitosa per quanto riguarda 6, la Roma che esige un po' di più, ha chiuso molto bene in difesa, deve ancora migliorare un po', soprattutto nel fattore attacco, essere più concreta. Però comunque la Roma c'è, fa segno di esserci, e con una panchina che non è per niente male per quanto riguarda, sì, manca ancora forse la punta, però potrebbe arrivare Belotti, perché Shomurodov è morto ormai. Comunque la Roma è ottima come squadra. Manca forse un altro difensore centrale buono, perché c'è Kumbulla, ma poi non c'è più nessun altro. Manca... Bah, non manca più nessuno. Cioè, veramente, questa è una super squadra. Comunque hanno cambiato sponsor. Da quando è che hanno messo Toyota? Questo di Toyota me l'ero perso. Non me ne ricordo di questa cosa di Toyota. Cioè, me la sono persa totalmente. Comunque... la Roma ha
Ottimi sostituti, a Celik sulla destra, a Zaleski sulla sinistra, a centrocampo hanno Matic, potenzialmente dovrebbe giocare titolare Matic, però considerando che ha 85 anni ci può anche stare, che poi non è che abbia così tanti, ha 34, è comunque un ottimo giocatore che è in fase discendente da un po' di anni, però comunque se ha giocato per tante volte titolare a Manchester United, che è una squadra in questo momento stile Roma, un po' più di storia in più, ma non per la storia in sé, ma più di trofei soprattutto. Non vedo il perché non possa giocare in Serie A, che il livello è molto più basso di una squadra che più o meno è dello stesso livello del Manchester United, ovvero l'AS Roma. Solamente che il Manchester United sta facendo molto più cagare e la Roma si sta veramente rilanciando. Adesso vediamo come andrà Manchester United-Liverpool. Oggi è il Monday Night, un Monday Night bello. Il secondo, se non sbaglio, big match dopo Chelsea-Tottenham della scorsa giornata, che è stato veramente bellissimo con la Little Tuchel Conte. Io non so cosa chiedere. Questo, ragazzi, è il vero calcio. Questo è quello che mi piace del calcio. Qua Abraham cerca di andare via. 94 e 39, 40. Teoricamente superata ampiamente il 94esimo, infatti è così. Finisce 1-0 per la Roma, seconda vittoria, se vogliamo metterla, di cortomuso, di distanza. 1-0, che comunque è un risultato che, per quanto riguarda, fossi un tifoso della Roma, mi soddisferebbe. Smalling trova l'unico gol della partita. Devono migliorare un pochino nella cinicità, però comunque la Roma fa segno che ovviamente c'è. Direi se non ci fosse ci sarebbe un leggero problema, ma comunque buona gara. Io, ragazzi, vado a mangiare, dopo ci vediamo con Juventus Sampdoria.